Abbiamo già avuto modo di ammirare la recente Salone di Ginevra, adesso eccola qui, la stiamo provando sulle strade di Monte Carlo, la nuova Swift arriva con una veste totalmente rinnovata, tanta tecnologia a bordo, adesso stiamo provando la motorizzazione 1200 dual jet da 92 cavalli abbinato alla motorizzazione ibrida. Qui a fianco a me Tiziana Fight di Motori in Rosa che ci può dare le sue impressioni viste però da un punto di vista femminile. Buongiorno a tutti, davvero emozionante questa Suzuki Swift, soprattutto se la guida c'è Gabriele Pira. Dovete capire le condizioni meteo in cui Gabriele si è trovato ad affrontare questa prova. Insomma, se prova bagnato, prova frenata, qua l'abbiamo superata a pieni voti con questa Swift. Che dici Gabriele? Ma sì, è proprio un piccolo guerriero samurai che riesce ad affrontare qualsiasi situazione, soprattutto queste curve totalmente bagnate. Anche perché la Swift è veramente ricca di tanta tecnologia per la sicurezza stradale. Abbiamo il guida dritto che ci consente di mantenere la carreggiata in caso di distrazione, oppure l'attento frena che ci consente di evitare qualsiasi tipo di impatto. Tecnicamente promossa, però hai trascurato l'aspetto estetico. Merita una nota di interesse questa avventura. Innanzitutto questo look accattivante, curato nei dettagli, soprattutto gli interni, ma ha colpito la plancia con questo inserto bianco perla che insomma le dà quel tocco glamour in più. E per non parlare della tecnologia a bordo, immancabile nella vita di tutti i giorni, da questo navigatore 3D a sistemi che mi permettono di stare connessa con il mondo attraverso il mio cellulare, con CarApple. Esatto, con la funzione Mirror Link. Noi adesso, ripeto, stiamo provando la motorizzazione 1200 dual jet, ma fra poco avremo modo di provare anche la motorizzazione più piccolina, il 1000 booster jet da 3 cilindri, più piccolina però altamente prestazionale. E allora nel frattempo io continuo a divertirmi a bordo di questa nuova Swift. La strada è veramente impegnativa, ma come prime impressioni sono veramente positive. Lo sterzo è preciso, la Swift si comporta veramente bene grazie anche alla nuova piattaforma che ha consentito una riduzione del peso di oltre 120 kg. Il cambio manuale a 5 rapporti è, diciamo, veramente preciso negli innesti. Noi continuiamo adesso a raggiungere la nostra meta e ci rivediamo dopo con tante altre novità sulla nuova Swift. Lo stile è cambiato, ma è rimasto riconoscibile. Il DNA Swift, iconico per il marchio Suzuki, è immediatamente identificabile e i nostri clienti ci dicono che lo stile è una, forse la più importante ragione d'acquisto della nostra cittadina. Tutto il resto, dalla piattaforma ai motori, alla trazione, alla trasmissione, agli interni e alla tecnologia, è nuovo, integralmente nuovo. Disponibile solo nella variante a 5 porte, esteticamente cambia poco ma adotta alcuni elementi decisivi come il frontale più pronunciato caratterizzato dal nuovo design dei gruppi ottici anteriori verticali con tecnologia a LED, una grande griglia centrale e i fari posteriori a forma trapezoidale. Sotto la calandra un'incanalatura che collega i fari fendinebbia quasi a formare un sorriso. Nelle fiancate dominano i montanti neri che incorporano le maniglie delle portiere e il tetto ad effetto sospensione. Nuova Swift è oggi più corta di 10 mm, più larga di 40 e più bassa di 15 e con un passo allungato di 20 mm. Cresce anche il vano bagagli di 54 litri e ora può contare di 265 litri di capacità, che possono arrivare fino a 947 abbattendo il divanetto posteriore. Piattaforma molto leggera e robusta al contempo, leggera al punto da far pesare l'intera vettura solo 840 kg. Il motore sotto il cofano un'altra grande novità, 1000 turbo 3 cilindri, 112 cavalli uniti a un peso leggero, regalano prestazioni quasi sportive, comunque molto dinamiche. Connettività full, sono 7 pollici sul touchscreen e una connettività multistandard iPhone e Android. I'll get caught with your love.
Nuova anche la taratura delle sospensioni, ora più leggere e rigide, che garantiscono una migliore tenuta di strada, più precisione nelle curve e una grandiosa risposta dello sterzo. Nuova Swift può essere equipaggiata con il motore 1000 Booster Jet a 3 cilindri da 111 cavalli e il 1002 Dual Jet a 4 cilindri da 92 cavalli. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili nella versione ibrida SHVS. Il 1000 Booster Jet Turbo ha un ottimo rapporto tra potenza ed efficienza, può raggiungere una velocità massima di 195 km/h e passare a 100 orari in soli 10 secondi. La cilindrata ridotta e l'iniezione diretta di carburante abbassano notevolmente i consumi, portandoli a 4 litri ogni 100 km nella versione ibrida e 4 litri ogni 100 km col cambio manuale e 5 litri col cambio automatico. Il 1002 Dual Jet è stato dotato di cilindri più compatti per ottenere un rapporto di compressione più elevato. Disponibile sia con trazione anteriore che integrale, questo motore può raggiungere una velocità massima di 180 km/h e passare a 100 orari in 11 secondi. Garantisce anche una riduzione media dei consumi del 5% rispetto alla versione precedente, attestandosi intorno ai 4,5 litri ogni 100 km nella variante ibrida. Alla metà di aprile la Swift sarà disponibile in tutte le concessionarie d'Italia ad un prezzo che per la versione base, che noi chiamiamo Easy, si posiziona a 10.950 euro già promossi fino al mese di giugno 2017.